Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi abbiamo uno shop rosso perché abbiamo molte skin di questo colore. Poi abbiamo ultimamente pochi balli, abbiamo tre balletti. Vabbè, lo vedremo. Allora, iniziamo con Oppressore, skin 2000 V-Buck. Molto molto bella, però secondo me è troppo grande. Poi stili in anteprima sono due, sia blu che rosso. Poi abbiamo lama plasmatica, anch'esso nei due stili. Poi abbiamo Dominio, skin 1500 V-Buck, epica, skin molto molto bella. Scalzo backpack. Molto figo. Capitolo 2, stagione 1. Molto bello. Poi abbiamo Bestia Bruciante. È un deltaplano enorme. Leggendario 1500 V-Buck. Bello, ma non mi fa impazzire particolarmente. Poi abbiamo Lame Infuocate, che è il suo rispettivo piccone. E poi abbiamo Malevolenza, fa parte del set diabolici come quell'altra skin. Skin 2000 V-Buck leggendaria, questa diavola femmina è molto molto bella. Con il backpack sono delle ali bruciate che fanno un botto stile. Poi abbiamo Ascia di Fuoco, che in teoria è una mezza chitarra, molto molto bella. 1200 V-Buck, piccone epico, ci sta dai. Poi abbiamo Glifo Infuocato. Molto figo, animato, sì, dai, ci sta. Poi abbiamo il famosissimo Cavaliere Rosso, stagione 1, skin 2000 V-Buck, molto molto bella. Poi abbiamo il suo backpack, stagione 3, questo, uscito dopo, sempre 2000 V-Buck in tutto. Poi abbiamo Ascia Scarlatta, piccone molto molto bello. È bella anche quella di Season 7, Ascia congelata, era bello pure quello. 800 V-Buck ed è vostro. Poi abbiamo Scully! Allora, questa skin, ragazzi, non avete idea di quale importanza per me. Perché questa è la skin di Bibo Player. È il nome della sua mascotte, molto molto bella. Soprattutto gli stili, però si devono sbloccare con le missioni. Io l'avevo shoppata, ma poi l'ho rimborsata perché non mi piaceva più. Però adesso mi ripiace. Poi abbiamo il suo piccone, però del set ombre. Poi abbiamo Predatore della Palude. Molto molto bello, 800 V-Buck. Allora, scrivete qui sotto nei commenti se vi interesserebbe un video dove faccio vedere il mio armadietto dalla season 7 fino ad ora. Ed è, secondo me, sarebbe un video molto interessante. Poi abbiamo Dub Profondo. Giù. Molto bello. Giù. Seduta Shaolin. Anche questa è molto bella per aspettare i propri amici in lobby. E poi abbiamo questo, ordinaria amministrazione. Questo era il balletto del robot quando ha perso una mano. E basta, signori, che dire. Come solito abbiamo il nostro pass battaglia, il nostro pacchetto a 5 euro e basta. Quindi direi che per oggi è tutto. Però mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Poi, soprattutto questa cosa, andate a seguirci sui nostri social, che il mio caro Sergione lascerà qui sotto in descrizione. E niente, mi raccomando, condividete, lasciate like e iscrivetevi. Bella ragazzi!